Percy Heath era un contrabbassista americano soprannominato il gentleman del jazz. Per gli amanti del genere era la colonna portante del contrabbasso. Da novembre del 1956 ha sempre suonato quello strumento, acquistato in un negozio berlinese. Quel contrabbasso del quale, pochi mesi prima di morire nel 2005, raccontò storia e provenienza. Ero a Berlino in tournée con Miles Davis, Lester Young ed altri, quando insieme al batterista entrammo da un antiquario per comprare delle bacchette. Io ero alla ricerca di un nuovo contrabbasso e lo trovai in quel negozio. Mi ritrovai con i documenti e un contrabbasso di scuola cremonese del 1699, uno strumento che aveva 250 anni ma un suono incredibile. Mi spiegarono l'importanza di quello strumento che aveva una sonorità e una voce unica. Era un Rogeri, costruito a Cremona da questo liutaio che non va confuso con Ruggeri, altro maestro sempre della scuola cremonese. Da quel momento decisi che quello sarebbe stato il mio contrabbasso per il resto della carriera. Percy Heath faceva parte di quei musicisti che nel dopoguerra rivoluzionarono il mondo del jazz e della musica, trasformando i suoni e il modo di suonare. Per quasi 20 anni fu la colonna portante del Modern Jazz Quartet. La musica proveniva anche da quel Rogeri cremonese del 1699, contrabbasso che prendeva vita nelle sapienti mani di Percy.